Io direi di partire con la namelaca di formaggio. Quindi latte e panna, formaggio spalmabile, cioccolato bianco. La parte addensante viene data dalla presenza del burro di cacao all'interno del cioccolato bianco e da una piccola percentuale di gelatina. Come si prepara? Andiamo a sciogliere il cioccolato bianco al microonde. Aggiungendogli il latte all'interno, creiamo emulsionandolo una ganache e poi dopo, sempre a mano, andiamo ad aggiungere il formaggio spalmabile, la gelatina in polvere e la panna fresca fredda. Lo mettiamo a stazionare in frigorifero per l'ideale sarebbe una notte, quindi se voi lo preparate al pomeriggio, pomeriggio del giorno prima, al mattino successivo, la mattina successiva potete utilizzarla. Vediamo un attimino come fare questa crema. Andiamo a emulsionare bene cioccolato e latte, poi dopo vado a inserire tutte le parti fredde, quindi il Philadelphia e la panna. Allora metto un po' della parte liquida per andarlo a stemperare, sennò poi ci ritroveremo piccole parti di grumi di Philadelphia. Vi sconsiglio di utilizzare un mini pimer perché tenderà a farvi inglobare tanta aria. Allora, panna fredda e la crema è fatta. A questo punto non dobbiamo far altro che coprirla con pellicola e metterla a raffreddare in frigorifero. Questa è la crema che ho fatto qualche ora fa. Vedete com'è già inspessita, ma richiede proprio una notte. E come se fosse appunto una panna da montare, adesso la andiamo a mettere in planetaria a montare leggermente. Quello che poi io andrò a utilizzare è uno stampo in silicone. Allora, lo stampo che vi dicevo è questo. Voi andate quindi a colare la crema all'interno, fate livellare e poi dopo andate in abbattimento. Adesso vi faccio vedere la crema. Ha una consistenza liquida, ma è così che la voglio. E vado a riempire le mie forme. Vedete che la consistenza così mi permette, sbattendo leggermente, di avere un prodotto già piatto e che andrà a prendere in maniera perfetta la forma dello stampo. Andiamo in abbattitore. Io direi di smodellare le namelache, quindi ci occorre un vassoio con una teglia, con in pratica un foglio di carta da forno e le conserviamo ancora in negativo. Ok,